Bentrovati tutti, dopo la prima bella edizione del Diversity Day al Milano, al Politecnico di giugno, ci troviamo oggi a Roma, a Tor Vergata, per dare continuità a quello che ci piace definire come un progetto lungo tutto l'anno, quindi un evento non soltanto dedicato all'incontro tra i candidati disabili e le aziende, un vero e proprio career day, ma anche qualcosa di più, un percorso che accompagni tutti i diretti interessati e anche il mondo delle associazioni, delle federazioni, verso un contenitore che sia capace di dare molteplici risposte, quindi sì, ricerca e selezione di personale, ma anche formazione, molta formazione perché è indispensabile. La disabilità non è una, sono tante, quindi bisogna anche capire che cosa richiede e quali sono le potenzialità di ciascuna condizione, ovviamente anche di ciascuna persona col suo proprio CV. Poi abbiamo voluto anche dare una ventata di freschezza. Perché? Perché è sbagliato considerare la persona disabile come una persona che debba essere sempre associata, questo sottolineo dirlo, a qualcosa di triste. No, la persona disabile viaggia, lavora, è produttiva, è un elemento positivo e propositivo dell'economia e della società. Quindi con i nostri partner CESOP e People vogliamo continuare ad andare avanti, possibilmente anche a toccare altre città in Italia, secondo quello che è un po' il nostro slogan, un progetto che è lungo per tutto l'anno. Ricerchiamo delle competenze, quindi quello che consigliamo ai nostri candidati è di prepararsi molto bene su Excel, sul pacchetto Office, studiare bene l'inglese, quindi a prescindere da quelle che sono, da quello che può essere un percorso formativo ufficiale. In aggiunta cerchiamo di far crescere le risorse che assumiamo all'interno dell'azienda e li accompagniamo anche in un percorso formativo e di studio anche mentre si trovano all'interno della nostra azienda. E noi adottiamo le politiche standard e nella ricerca di candidati per sostanzialmente due tipologie di collocamento in azienda. Una è quella consulenziale, per cui ricerchiamo più profili economico-finanziari o ingegneri, e oppure nell'ambito delle staff, che generalmente sono quella di information technology, quella amministrativa o quella più segretariale o anche di supporto alle risorse umane. E seguiamo il nostro iter standard, quindi raccogliamo i curriculum, valutiamo l'esperienza e a questo segue un iter di colloqui standard, quindi le procedure sono esattamente quelle aziendali. Da sempre IBM considera la diversità un valore aziendale. Noi dell'IBM Client Innovation Center abbiamo ereditato questo DNA e ricerchiamo persone con disabilità, con passione per la tecnologia, da inserire nei nostri progetti di innovazione. Mi chiamo Ilaria Losinno, mi occupo di selezione del personale per la Pfizer, azienda leader nel settore farmaceutico. E abbiamo partecipato oggi, rappresento la mia azienda oggi nella giornata del Diversity Day e siamo stati premiati per il nostro impegno nell'ambito della Diversity and Inclusion e proprio grazie al Diversity Day lo scorso anno abbiamo incontrato una persona che poi siamo riusciti appunto ad inserire nella nostra azienda trovando il giusto equilibrio fra le sue caratteristiche personali, le sue competenze e l'esigenza organizzativa. E anche oggi abbiamo incontrato tanti candidati con profili diversi, caratteristiche personali diverse, incontri interessanti e ci saranno sicuramente delle opportunità per approfondire questi profili nell'ambito diciamo di colloqui di selezione più articolati per trovare appunto
un giusto match fra quello che è ciò che Pfizer cerca e la risorsa con il suo profilo e le sue competenze, perché nelle nostre selezioni la persona è al centro, di fatto è chiave nelle opportunità che poi andiamo ad avere nel nostro ambito.